Bentornati nella sala giochi di 80 voglia di Arcade. Ace, come sempre, al microfono anche quest'estate a tenervi compagnia. I video su YouTube non ve li faccio mancare mai. Oggi torniamo indietro tanto nel tempo. Vabbè, ma sempre, noi torniamo sempre indietro nel tempo, non è che torniamo poco. Noi almeno 30 anni quando è poco. Qui siamo nell'86, quindi andiamo per i 40 quasi, Prima di cominciare però a parlare di questo bellissimo gioco, come sempre vi ricordo che vi potete iscrivere gratuitamente al nostro canale YouTube. Ci fa piacere, ci serve in questo momento, dobbiamo cercare, noi stiamo andando dritti ai 10.000, puntiamo dritti ai 10.000 iscritti, speriamo di arrivarci entro quest'anno, speriamo, il tentativo lo facciamo. Troverete tanti video, tanti tutorial su come giocare gratis a tutti questi bellissimi giochi della nostra infanzia, quindi quelli da sala giochi, quelli del Commodore 64, dell'Amiga, tutti quelli che volete. E sul nostro canale ci sono tutti i tutorial che vi servono, quindi iscrivetevi che poi trovate tutto quanto. Mettete la campanella, non vi dimenticate, perché la campanella vi avvisa di ogni video che pubblichiamo e anche di quando andiamo live. Parlando di live, ci sono i nostri social, io ve lo ricordo: Instagram, Twitter, TikTok e Twitch. Su Twitch ci trovate live lunedì, mercoledì e venerdì. Per il periodo estivo il venerdì lo stiamo saltando, e il lunedì per esempio adesso abbiamo iniziato a giocare con Gaetano a The First Descendant, perché l'appuntamento fisso con il nostro piccolo talk show fino a fine agosto lo abbiamo sospeso, poi riprendiamo i primi di settembre con Manuel e tutti quanti, quindi questa è la nuova programmazione. Se poi avete voglia di regalarvi un cabinato, un bar top, una plancia di quelli che facciamo noi, trovate tutto sul nostro sito www.strananet.it oppure www.80vogliadiarcade.it. Vi ricordo l'ultima cosa: 7 ed 8 settembre stiamo organizzando la Dispoli Comics and Games, quindi vi aspettiamo in piazza, ci saranno i miei cabinati, ci saranno i fumetti, ci sarà una gara cosplay, ci sarà la UFO Rock Band, ci saranno 2 giorni di divertimento e noi vi aspettiamo in piazza per farvi giocare con i nostri cabinati, quindi segnatevi la data 7 ed 8 settembre. Oggi ritorniamo indietro nel 1986. Perché questa data? Perché è uscito Enduro Racer, come vedete dalla scritta. E perché Enduro Racer è famoso? Uno, perché mi si è mangiato un sacco di soldi, io lo adoravo e non riuscivo a giocarci. Due, perché è stato sviluppato da Sega. E che cosa aveva sviluppato Sega qualche mese prima, qualche anno, forse un annetto prima? Hang On. Quindi lo stesso team che lavorò su Hang On disse: oh, il gioco di moto ce l'abbiamo, la fisica ce l'abbiamo, ridisegniamo gli sprite e ci abbiamo un altro gioco. E così uscì fuori Enduro Racer, eccolo qua. Bellissimo, perché aveva un cabinato dove salivi sulla moto e non c'erano le ruote ovviamente sul cabinato, ma la moto era intera, quindi per girare dovevi girare la moto proprio come Hang On. La particolarità di Enduro Racer è che potevi impennare, eccolo guarda che salto, e dovevi farlo tirando indietro la moto, alzandola sulla finta ruota posteriore, e tutti i ragazzetti che stavano lì impazziti a tirar su sta moto per impennare, che è il primo gioco dove riuscivi addirittura ad impennare, bambino, ragazzetto, moto, impenna, capirai, impazziti tutti da piccoli. Poi se ovviamente lui vi metteva il salto sempre, guardalo, lo sapevo, sempre dopo la curva, in modo che non riuscivate ad impennare, perché se la moto non era perfettamente dritta non impennava, vedi? Guarda come sta su una ruota. Anche perché quando sta su una ruota non gira. Bello, bellissimo pure questo. Che poi questo non si è mai capito se fosse una sorta di Parigi-Dakar, perché per esempio, mamma mia, fermate come sono arrivato lungo, il primo livello lo abbiamo passato e c'erano solo le moto, dal secondo livello, adesso lo vedrete, ci sono anche delle macchine stile Parigi-Dakar, io sto passando, mamma mia, in mezzo alle cose, non so, ecco appunto, sarò presa para. Ci sono anche delle macchine, vedete questa qua?
stile Parigi-Dakar, stile ma non proprio uguale, proprio brutto brutto l'abbiamo fatto, faremo un'altra partita, 5 stage come vedete, dai eravamo arrivati, porca miseria, guarda metto anche il nome. E questo ovviamente se volete giocarlo, se volete rigiocarlo, lo trovate per il MAME e per FB Neo. Il consiglio che vi do è prendere la versione MAME, parliamo di arcade, perché la versione FB Neo ha un problema con i controlli che non accelera e non frena, perché lui si aspetta una cosa tipo acceleratore e freno, che però ovviamente io sul cabinato non ho, quindi non ho potuto mappare correttamente i controlli, mentre sul MAME lui accelera e frena con i tasti. Sono riuscito a uccidermi da solo. Guarda, no, non mi piace. Riavvio. Guarda, lo riavvio. Lo riavvio perché ogni singolo secondo conta nel secondo stage. Venne convertito, sì, per Commodore 64, per Atari ST, Amstrad CPC, ZX Spectrum, almeno questi, e anche Master System, Mega Drive no, però Master System sì, ovviamente Sega, Sega, dico Sega perché se dico Sega si dice Sega, lo so, sfruttava il fatto che c'era Ingon su Master System, che era una versione ottima dell'arcade che c'era in sala giochi, riproposta sulla console di casa. Quindi giocando su questo fatto, Sega fece uscire ovviamente anche Enduro Racer per la sua console di punta. Porca vacca, ho preso paro paro come prima il sasso, e guarda tu se non riesco a finire neanche il primo 1-0. Guarda che maledetto, guarda che maledetto, guarda che maledetto. Volevo farvi vedere almeno il terzo livello. Ovviamente, come state capendo, un livello di Madonna eccelso. Eccelso proprio. Perché avete visto, lui stava a 190 all'ora e 199, a zero si ferma completamente. Non è che c'ha un po' di velocità residua, rallenta, no, lui da 199 a 0, sfidando tutte le leggi della fisica, e questo causava tante bestemmie. Vediamo se riesco a prendere, mamma mia come mi ha detto bene. Ovviamente non vi aspettate che la fisica del gioco sia proprio una cosa spettacolare, eh? Stiamo parlando del 1986, guarda, oh, ho ripreso un'altra volta lo stesso. Dicevo, stiamo parlando del 1986 e praticamente abbiamo 4 pixel uno vicino all'altro, no, non pensate che... La cosa bella, vi ho detto, di questo gioco era il fatto che in sala giochi ci fosse un cabinato che riproponeva para para una moto, ovviamente senza le ruote, e per impennare dovevate tirare indietro il manubrio, ed era una cosa bellissima per noi ragazzi. Momenti salgo sopra il tetto della Jeep. Mamma mia, guarda dove sono andato. Però zitto zitto che mi ha forse detto bene, eh? Niente, sono preso paro paro il... paro paro l'albero. Io volevo farvi vedere il terzo livello, ma non penso di riuscirci. Farò l'ultima perché è doverosa, ma io non penso di riuscirci. Pensa, abbiamo battuto il record di prima, ma non siamo riusciti comunque ad arrivare al terzo. Basta, ci provo l'ultima volta, come va ragazzi, eh? E io da piccolo penso di non aver mai visto nessuno finirlo questo gioco, lo sapete? Che poi è una moto da enduro a 199 orari, sinceramente, con tutta la fantasia di sto mondo, ma mi parano un po' troppo, mi sembrano un po' troppo, mi parano, capiscono solo di entrare a raccordo.
mi sembrano un po' troppi 199 orari. Ora, io non ho mai avuto una moto da enduro, oddio, forse sì, perché comunque quelle della Parigi-Dakar, ma no, guarda, forse ci può pure stare, sai? Prendiamolo un albero di faccia, che comunque ci fa bene. Adesso devo necessariamente prenderne un altro. Sì, prenderne un altro. Volevo dire, devo necessariamente non prendere le rocce qui, ma come vedete c'è la possibilità. Mi fate vedere una cosa? C'è la possibilità. Allora, deep switch. Voglio andare un attimo a vedere una cosa. Difficulty medium. Difficulty easy. Time adjust. Easy. Time control. Easy. Oh. Lo proviamo un attimo così, perché se non si spiega. Almeno per farvi vedere il terzo, dai. Che poi io ho cambiato, ma vedo che il tempo sempre 60 secondi era. Forse ci sono meno moto? Che erano le uniche cose che non davano fastidio? Mamma mia, come so mamma mia, ho lisciato il sasso proprio alla grande. Vai col salto. Allora, qui c'è, ormai lo so, questo. Salta, vedi? Vedi che ci siamo riusciti. A 9 secondi, 59 invece che 51. Prima siamo passati a 51, mo 59. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, questo forse lo dovevamo fare col freno. Sono passato fuori, ma non ce ne freghiamo. Impegniamo. Perfetto, preciso, paro paro. Però dai, uno lo possiamo prendere. Avete visto una Jeep carbonizzata? Mamma mia, come ho rischiato. Volevo impennare, non ci sono riuscito. Oh, neanche a facile ci sono riuscito ad arrivare al terzo. Senti, è impossibile, è impossibile. Fammi vedere quanto mancava. No, guarda, fermiamoci qua, perché se no veramente oggi tiriamo giù qualche santo fatto bene, poi ci ribannano un'altra volta. Allora, raccontateci se in sala giochi da piccoli questo lo avete giocato, se ve lo ricordavate questo capolavoro, oppure se ce l'avete sul Master System, perché sul Master System era molto simile all'arcade da sala giochi. Scrivetecelo nei commenti, qua sotto vi aspettiamo, mi raccomando. Se ancora non vi siete iscritti, iscrivetevi adesso, tanto è gratuito, non vi date una lira, giuro. Trovate tanti video, tanti tutorial su come poter giocare a questi vecchi giochi del passato senza spendere una lira. Mi raccomando, mettete la campanella, perché così YouTube vi avvisa delle nostre nuove uscite. Tanto sono sempre il lunedì e il giovedì, ormai avete imparato, è un anno e mezzo che andiamo avanti e sempre quelle sono state, lunedì e giovedì, tranne qualche rarissima eccezione, ma cerchiamo sempre di mantenere questo standard qui. Ci sono poi i nostri social, Instagram, Twitter, TikTok e Twitch, dove ci trovate su Twitch in diretta lunedì, mercoledì e venerdì. Per il periodo estivo, il venerdì lo saltiamo, perché dopo Ferragosto inizia una nuova avventura, ma ve ne parlo quando cominciamo. Non c'è neanche il lunedì l'appuntamento con Manuel e con i ragazzi di 8-bit, ma con Gaetano ed altri magari il lunedì ci mettiamo a giocare insieme a qualche gioco di adesso, tipo The First Descendant, che lo stiamo portando insieme. Gaetano l'ha già portato, ma il lunedì sera ci giochiamo insieme, anzi, se volete unirvi vi aspettiamo. E basta, se vi va di comprarvi un nostro cabinato, bar top o plancia, trovate tutte le info su www.strananet.it oppure www.80vogliadiarcade.it. Vi aspetto a questo punto lunedì per un nuovo video e la sera per giocare insieme. Mi raccomando, ciao a tutti!